Allora, cari ragazzi, Diane leggendaria, come sempre il solito boss inutilmente difficile e inutilmente tedioso da fare. Ve lo dico subito, non è per tutti, è una rottura di cazzo, non sprecate pozioni inutilmente, anche perché costa comunque 60, quindi mi raccomando. Non è complessissimo finirla, però non è nemmeno facile, bisogna avere determinati PG. Nel negozio abbiamo diverse robine interessanti, come al solito in realtà, non cambia nulla. Pendant, pietre del risveglio, incudini, martelli, eccetera, eccetera. Se riuscite, fatevi appunto quella decina di run, tanto per prendere queste robe qui che sono le più importanti. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. Se completate almeno una volta questo boss vi dà la coroncina, che è quello, la cosa più importante, diciamo, il cosmetico limitato, che fa sempre comodo. E nada, che dire. Allora, la squadra di base è questa. Si può fare qualche piccolo aggiustamento, nel senso che se riuscite ad arrivare sopra i 250 potete utilizzare il cibo attacco, che è indubbiamente meglio. Altrimenti, se avete problemi grossi con la vita, potete mettere anche il cibo furto di vita e partire per secondi. Altrimenti, una strategia in realtà ancora più azzeccata di questa, ma bisogna avere equip veramente buoni per Zaratas, Arthur, eccetera, avere le ulti alte e la sesta stella, sarebbe quello di mettere un personaggio dietro che vi favorisca il danno, tipo una Lioni, una roba del genere, così da fare ancora più danno, o perlomeno cambiare il cibo vita in cibo attacco, almeno quello. Come equip abbiamo questi che ho fatto al volo per l'uccello, base base in realtà, molto molto easy. Poi abbiamo, che tra l'altro potrei pensare di fare tutto attacco su di lei. Abbiamo su Arthur un vita difesa, tutto un discorso di CC qui, non per niente, lui dovrebbe essere comunque attacco difesa per fare male perché non è da sottovalutare. Zaratas vita difesa anche lui, sempre per una questione di CC, volevo partire prima. E vabbè, Elisabeth vita difesa. Chiaramente, ripeto, se riuscite a mettere tutti attacco difesa, non serve attacco danno critico, basta che sia attacco difesa, è meglio. Però fate conto che dovete sopravvivere, quindi noi abbiamo vita difesa in generale per loro, più il cibo vita, più Elisabeth che aiuta a mantenere in vita tutti, quindi mi raccomando. Come missioni abbiamo porta a termine con il maggior numero di PS rimanenti in tutti gli alleati che ho fatto. Infliggi il maggior numero possibile di danni su un nemico, barriere escluse, che non sono riuscito a fare. Porta a termine usando il minor numero possibile di abilità. Per ora il mio minimo è 33 su 25. Porta a termine con il minor numero possibile di danni subiti dagli alleati, barriere escluse. Anche qui, credo quasi infattibile. E porta a termine con la minore classe di combattimento possibile. L'ho fatto una volta con 137. Ci sta, non sono missioni infattibili, ripeto, non andate a sprecare 60 gemme, eh sì, 60 di stamina all'infinito, perché vi daranno 5 gemme in totale. L'importante è che lo fate una volta, ste cazzo d'evento ignorante, inutile. Fatelo una volta e buona. Altra cosina. Arthur è qui per la passiva, quindi per far fare più danni e farne prendere meno. Zaratas è qui per l'attacco carica e perché comunque fa danno, single target. Brunilde è stessa cosa, fa un danno incredibile. E Lidze è per la passiva, per far recuperare il 10% di PS a tutti. Allora, di base è abbastanza facile. Vi deve andare bene, vi deve andare bene perché non deve farvi troppi attacchi. Comunque sia, avete la ulti bloccata nei primi turni, quindi fate in modo di buttargli giù
il gigante di destra, perché ogni volta che buttate giù il gigante, lei perde vita. Adesso ha 1.448.000. Man mano che appunto gli butteremo giù gli amichetti, lei perderà una fraccata di vita. Adesso vi faccio vedere. Tuk tuk tuk. Tuk. E tuk. Potevo usarli singolarmente quelli, però. Come vedete c'ha un debuff che si applica a tutta la squadra. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che più andate avanti, più butterete giù i giganti in modo facile, di base. Perché questo debuff, adesso ci diamo un'occhiata, quando finirà di violentarmi. Ci diamo un'occhiata e appunto riduzione PS del 20% può essere accumulato fino a 4 volte. Quindi appunto andiamo a picchiare sempre il nanerottolo di destra. Comunque focalizzatevi su uno solo perché conviene. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Conviene semplicemente per il fatto che è più difficile fare molto danno se il danno lo suddividete su più omini. Anche perché vi farà staccare il debuff solo se uccidete un lato degli omini, diciamo. Mi sono spiegato di merda. Allora, di base, se io vado ad attaccare una volta questo, non mi conta il debuff la seconda volta, ma solo sul primo dei due. Quindi sarebbe effettivamente inutile. Occhio ai danni perché, come vedete, ne fa parecchi. Cosa importante che può essere in realtà utile e interessante da fare è che se voi andate ad attaccare uno, prendere il debuff e poi finire l'altro, recuperate vita. Fateci caso. Appunto. Adesso li ho ucciso tutte e due e ho recuperato vita. Dovete fare questo lavoro finché non arrivate a 4 debuff qui su Dian. E poi potete tranquillamente attaccarla e nel mentre pianificate la seconda fase. Chiaramente non andate ad utilizzare carte proprio a caso. Tra l'altro qui Brunhilde è ottima perché in seconda fase finalmente potremo tornare ad utilizzare le ulti. E lei torna utile perché fa recuperare pure vita. Quindi ottimo proprio. Ora facciamo così, così e così. Non preoccupatevi per le ulti perché non shottano. Chiaramente se avete equip diciamo sotto i 250.000, sotto i 230, non è proprio ottimale perché fanno comunque male. Un final boss leggendario non è che è il primo pippone che passa, quindi mi raccomando, però state anche tranquilli, cioè l'unico che è veramente in pericolo è sempre Zaratras, ma il mio non ha nemmeno tutte le stelle, quindi ok. Allora, qui andiamo a fare così, così e direi così. Riduzione PS, abbiamo shottato quello e dovrebbe morire così. Perfetto. Ripeto, non tengo tanto d'occhio le missioni perché si tratta di provare, riprovare, riprovare, riprovare. Come tutti i boss, più provate, più avete possibilità che la mano vi vada bene e quindi. Ora, qui fate attenzione perché il gigante di destra, se lo buttate giù, dà un debuff, dà resistenza. Quello di sinistra, se lo buttate giù, darà un debuff alla difesa. Visto che non si può vedere la resistenza di Dian, io l'ultima volta ho fatto metà e metà. Cioè, ho buttato una volta giù quello di destra, una volta giù quello di sinistra, e poi ho iniziato a martellare su Dian. Quindi possiamo fare anche così, volendo. Ecco, unico accorgimento. Magari tenetevi i single target di detonazione nel caso
usiate Brunilde per dopo, per quando i giganti avranno... Odian avrà di nuovo Goj alti. E cercate di rushare la ulti di Brunilde, perché è cura, quindi mi raccomando. Voilà. Tra l'altro, se non avete ancora scaricato il client per PC, fatelo, perché va veramente da Dio e non crasha mai. E che sfiga però, che attaccano sempre lui, mamma mia. Ok. Non serviva rushare così. Non serviva rushare così. Facciamo... Uffa. Così. Così. No, prossimo turno deve avere la ulti. Quindi... Ah, shit. Allora... Facciamo così. Facciamo così. Potevi morire. Come vedete, questo è un debuff di resistenza, non di difesa. Mi sa che mi sciotta Zaratras, credo. Vediamo adesso. Fa veramente male comunque Diane, in seconda fase soprattutto. Il problema non è la prima fase, perché bene o male, una volta che si va avanti con le fasi, si sciottano sempre di più i golem e quindi si va a recuperare vita. Il problema arriva poi effettivamente con la seconda fase, che è veramente tosta. Qui facciamo... così. Hook. Merda, devo attaccare l'altro. No, sbagliato. Dovevo attaccare l'altro. Comunque vedete, non vi sciotta con la ulti e con gli attacchi. Dovete essere veramente sfortunati che vi targetti solo un personaggio sempre. E la sto tirando per le lunghe, nel senso che adesso andrò ad attaccare piano piano l'altro golem, così da indebolire Diane. Però effettivamente, a seconda del vostro attacco eccetera, potreste direttamente attaccare Diane. Ma è tanto per farvi vedere che... Ho sbagliato. Però in realtà potrei fare due di questi, eh. Facciamo un po'. È tanto per farvi vedere che i due golem hanno debuff diversi l'uno dall'altro. Tuk tuk tuk. Perfetto. Come ho detto prima, abbiate quelle piccole accortezza di tenere gli attacchi detonazione di Brunilde, nel caso usiate lei, per quando i nemici hanno tanti Goj. Se, prima che me lo chiediate nei commenti, se cercate team alternativi, ci sono, nel senso che ci sono vagamente personaggi che possono funzionare, però è anche vero che non è un boss per tutti. Quindi non mi chiedete del tipo, ma io ho, che ne so, Chandler, posso usare lui? In realtà no. Anche perché se andate a leggere Diane, lei prende meno danno da dai counter, tra l'altro. Secondo me si può tentare con un Sariel. Lei fa danno rottura, quindi Margaret non va bene. Si può tentare con un The One, secondo me. Se lo avete alto soprattutto, potete anche shottare due volte il minion direttamente. Qualche prova del genere, però non inventatevi veramente squadre improponibili, perché non funziona. Vi facciamo così. E così. Qui la rischio, probabilmente mi butterà giù Zaratras, ma... Che ci fai? Dipende anche molto da dove ultano i minion, eccetera, eccetera. Appunto. A posto. Comunque, avete capito come si fa.
avete tranquillamente capito. Molto buona Brunhilde. Easy peasy. Ok, poi facciamo. Anzi, potremmo avere la ulti il prossimo turno, quindi useremo la ulti, almeno recuperiamo un po' di vita. Così, così e così. Hook ha veramente tanto, tanta vita, Dian, quindi ci va un po' per buttarla giù. Il mio consiglio è quello di attaccare. Una volta in seconda fase, quello di sinistra, una volta quello di destra, così da diminuire sia resistenza che difesa. Perché a seconda del vostro equip rischiate che vi faccia pazienza se non diminuite la resistenza. O rischiate di fare troppo poco male se non diminuite la difesa. Facciamo così, facciamo così. Non credo di ucciderla mai nella vita, eh. Esatto, quindi mi beccherò la ulti in faccia, però siamo sopravvissuti, che non è male. Anche qui, come ho detto all'inizio, se aveste... io non ho le ulti 6-6 di nessuno di questi, quindi già quello aiuta abbastanza perché vi permette, invece di mettere cibo vita, di utilizzare quello attacco, che di conseguenza vi fa buttare giù prima tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Ormai conosciamo come funziona il gioco. Allora, così dovrebbe morire. Non è troppo complicato, semplicemente bisogna conoscere il boss. Forse muore. Ok. Bisogna imparare a conoscere il boss, fare qualche run e via. Questo è, in realtà. 78 cosi. La missione che ho completato è una, anche a sto giro. Gli altri sono veramente difficili da completare. Veramente, veramente difficili da completare. Però ripeto, per l'ennesima volta, perché non voglio, soprattutto per i free to play, non voglio che vi ci fossilizziate troppo. Non è impossibile, ma non vi consiglio di farlo. Battete una volta, vedete come siete messi con le missioni, dateci un'occhiata, ma... Per 5 gemme non ne vale la pena. A parte lo spreco di stamina, non ne vale la pena buttare tempo e farsi il sangue amaro. Quindi, mi raccomando, se vi è stata un pelo utile questa guida, lasciate un bel mi piace. Per il resto, ditemi cosa ne pensate e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao cari!